Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi iniziamo da iscrivetevi al canale, lasciate un like e lasciate un commento, pure se non sapete di che sto per parlare. No, dai ragazzi, scherzo, dai, è fine anno, quindi siamo praticamente alla fine di questo 2018 e che cosa si fa in questo caso? Si fanno i bilanci di fine anno, si fanno le retrospettive. Non è un obbligo, però mi va di farlo per condividerlo con voi e vorrei parlarvi di quello che mi ha colpito di più in questo anno 2018. La prima cosa, vorrei dirvi che è stato per me veramente un piacere poter condividere tutto quello che ho fatto insieme a voi, condividere le guide pratiche, i tutorial, il fatto di aver creato tre campionati, di cui uno è in corso, aver fatto le prime live, aver collaborato su live di altri canali come Motori nella Leggenda con Luca Lazzarato, aver avuto la possibilità di avere Alex De Luca insieme a me, per commentare, commenti a tre, insomma ragazzi, è stato un anno veramente pazzesco. Per non parlare del traguardo dei 1000 iscritti o anche del fatto che ho cambiato postazione, triplo screen, insomma ragazzi ne abbiamo fatte veramente tante in quest'anno e devo dire che sono veramente tanto tanto soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questo 2018 e di quello che rappresenta. È stato bellissimo anche in termini di novità, di tanta carne al fuoco, la roadmap di Assetto Corsa Competizione che abbiamo atteso fino a settembre, le evoluzioni di R Factor 2, automobilista che fanno aggiornamenti, che forse prendono accordi con gli sviluppatori di R Factor 2 per migliorarlo, Project Cars 2 con tutti i DLC. Cosa abbiamo analizzato? Ne abbiamo analizzati tantissimi e ancora il 2019 ce ne offrirà ancora tanto, quindi primo quadrimestre 2019 ci sarà Assetto Corsa Competizione completo, Dirt Rally 2.0 e ce ne sono che sicuramente dimentico. Eppure in tutto questo anno, tutti questi giochi, tutte queste novità, tutti questi campionati, non sono le cose che mi hanno soddisfatto di più, neanche i 1000 iscritti come traguardo mi hanno soddisfatto di più. Quello che mi ha veramente colpito, invece, è l'affetto ricevuto. E non lo dico perché sono davanti a una videocamera, lo dico realmente perché è una cosa, non dico inaspettata, però che uno non è che corre appresso all'affetto o al sostegno. E io devo dire la verità. Sono veramente sorpreso in modo molto molto positivo perché oggi posso dire che concludo il 2018 con un sacco di amici in più, ma amici veri in più che ormai fanno parte del mio quotidiano. Ora io non posso nominarli tutti perché non vorrei dimenticarmene qualcuno, però ce ne sono veramente tantissimi che onestamente cioè, mi sembra di conoscerli da tantissimo, pur essendo a distanza, che ormai fanno parte del mio quotidiano, come dicevo, siamo in contatto costantemente, è un qualcosa che mi ha sorpreso in modo veramente straordinario. È straordinario il rapporto umano, come si possa creare così, di persone che fino a un anno fa non conoscevi, che oggi fanno parte anche del quotidiano della mia famiglia. Cioè, ogni tanto mia moglie dice, con chi sei al... Con chi stai parlando? Basta nominarla, ah, sei con lui, salutamelo. Cioè, sono queste cose qua che mi hanno veramente colpito, che riempiono il cuore e non penso avrei potuto avere di più in questo anno 2018. Onestamente, soprattutto venendo dal fatto che insomma faccio video su YouTube, quindi è un qualcosa che mi colpisce veramente tantissimo. Io non credo di poter aggiungere altro perché qualsiasi altro esploit non potrebbe mai coprire questa mia fortuna e onore di aver un gruppo di amici, amici sinceri, avuti appunto in questo 2018, che vengono a arricchire comunque già il numero cospicuo che avevo già di amici, però veramente mi ha colpito particolarmente e sono veramente contentissimo e posso chiudere il bilancio del 2018 in modo molto positivo, perché come dicevo, al di là di qualsiasi risultato numerico, quello che conta è il rapporto umano che uno possa andare a creare con delle altre persone. Quindi veramente grazie veramente a tutti. Non vorrei fermarmi qui, vorrei anche fare un abbraccio enorme dei 1400 che siete che mi seguite, ma anche di più perché è grazie a voi comunque che oggi faccio video e che continuo a farli. Ho tantissime idee per il 2019 che mi stanno frullando nella testa e spero di poterle concretizzarle per condividerle insieme a voi. Io
Io chiuderei qui il video, quindi, come al solito, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, lasciate un pollice in su se questi auguri di fine anno vi sono piaciuti, non esitate a lasciarmi un commento, noi ci vediamo l'anno prossimo, che il 2019 vi possa portare quello che desiderate. Da Fabrice è tutto, ciao, all'anno prossimo!